Questo programma è offerto da Ipacom, le farine magiche. Icam, dal cacao al cioccolato. Rovagnati, io li ho fatti, io li ho firmati. Citterio, l'origine fa la differenza. Quattro Torri, Del Giudice. Dai prodotti etnici, ormai li producono anche le case italiane: riso basmati, i datteri li conosciamo bene da tanti anni, il ginseng che ultimamente sta spopolando nei bar, il curry e il couscous. Couscous e curry servono per esempio a fare un buon couscous che non è soltanto siciliano, viene dal mondo arabo. I ristoranti cinesi, vietnamiti, coreani spopolano da tanto tempo, ma perché noi ci avviciniamo tanto all'Oriente? E soprattutto ci avviciniamo soltanto dal punto di vista culinario? No, e ora scopriremo perché. Could never buy this girl quite enough. It will be tough. Mentre il sole dà il buongiorno al mattino, nel vicino paese dei gocciolotti si lavora di gran lena per portare ogni giorno da 50 anni tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! Casseificio Primavera, dal 1930, una lunga storia di sapori. Ada Santa Maria, che noi ritroviamo, di nuovo, insegnante grazie, di danza orientale, l'avevamo incontrata anche per la ginnastica, però ecco, lei eccelle anche nella ginnastica, ma nelle danze orientali, quelle che noi poveri terra terra chiamiamo danza del ventre, sì, in realtà non è la danza orientale. Quella che volgarmente qui in Italia chiamiamo danza del ventre, preferiamo noi del settore chiamarla danza orientale perché a parte tutto il discorso culturale che c'è dietro, effettivamente anche soltanto se volessimo guardare il mero esercizio fisico è tutto il corpo che si muove, non soltanto la zona del bacino, del ventre. Di questo se ne accorgono le allieve che vengono a lezione e che lamentano i primi dolori alle braccia, alle gambe, piuttosto che alla zona del bacino. Ma perché noi ci avviciniamo così tanto al mondo orientale? Gli incensi, la danza orientale, i massaggi. Perché ci avviciniamo così tanto al mondo orientale? Perché piace la danza orientale?
Ma sicuramente ha il suo fascino tutto ciò che è... Confermo. Tutto ciò che viene dall'Oriente, no? O comunque dalle popolazioni indigene. Perché ci avviciniamo alla danza orientale? È una bella domanda. C'è chi si avvicina perché ha delle patologie addirittura e può tentare di risolverle accostandosi appunto a una danza che non è soltanto bella da vedersi, ma ha numerosi benefici sia dal punto di vista fisico che psichico. Ecco, impariamo una nuova cosa, quindi non è soltanto una danza sensuale. Assolutamente no. Tra l'altro è una danza che nasce dalle donne, tra le donne, per le donne, per cui assolutamente soltanto nel Novecento nascono i primi cabaret e quindi diventa una disciplina quasi da spettacolo, no? Per cui anche gli uomini sono insomma prendono parte a questi spettacoli. Prima si faceva diciamo nell'harem, però tra donne e basta, no? Sì, sì, ecco, esattamente. Abbiamo imparato una cosa nuova. Quindi sfatiamo il mito della professoressa di Nadia Cassini, queste cose qua, della cosa sexy. Sì, è sicuramente. È molto sensuale. È sicuramente sensuale. Per i movimenti. Però non è una danza sexy. Non è quello l'aspetto preponderante. E qual è? Non stiamo parlando di. Insomma. Di altro. Non stiamo parlando di spogliarelli, cari telespettatori uomini, non c'entra niente, anche se una bella danza del ventre fa sempre piacere del ventre. Oh. Allora, orientale. Perché? Io dico del ventre perché sono ormai da stadio, diciamo i miei discorsi da stadio. Allora, qual è, come si svolge una lezione di danza orientale? Che cosa fate precisamente? Allora, a lezione noi cominciamo innanzitutto con un riscaldamento. Una cosa molto importante, lo dicevamo anche nella puntata dedicata allo sport, è la postura, per cui assolutamente da sfatare il mito che possa far male alla schiena. Ci sono chiaramente, quando vediamo dei video su YouTube, dei virtuosismi delle danzatrici, delle ballerine, per cui le vediamo inarcare la schiena, in realtà importantissima è la postura, tant'è che molte delle mie allieve vengono a lezione anche per utilizzarla come ginnastica posturale. Io per prima ne trago beneficio in questo senso. Noi lavoriamo sempre in retroversione del bacino, come dicevo nella puntata precedente, quindi tenendo le ginocchia leggermente flesse, leggermente piegate, e il bacino che si sposta in questa posizione di modo che le spalle siano in linea con il nostro bacino. La colonna di conseguenza è eretta. Siamo dritte tutto il tempo della lezione, lavoriamo tantissimo senza stare lì a stressarci anche con tanti addominali sul tappetino, lavoriamo tutta l'ora e mezza di lezione, dipende poi da quanto ci lasciano a disposizione i datori di lavoro, insomma, presso cui prestiamo il nostro servizio. E quindi dicevo, sicuramente tutta la parete addominale lavora per tutta la durata della lezione. Chi può fare danza orientale? A parte i maschietti, insomma. Tutti, tutte. Anche i maschietti? Sì, i più grandi insegnanti sono dei danzatori. Io vengo adesso da un'esperienza felicissima, quella di un festival internazionale che si è tenuto a Perugia, il Belly Fusion Legend Festival. Quest'anno è la sua terza edizione e... c'erano degli insegnanti, chiaramente uomini, ho fatto dei workshop strepitosi con loro, si occupano soprattutto di folklore. Dervisci danzanti, queste sì, cose qui. Sì, 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 anche. Guardate ma quanto sono distorte le nostre informazioni. Noi pensiamo che questa sia una danza prettamente femminile, prettamente sexy e non sia uno sport. Invece è uno sport, lo possono fare i maschietti. Lo possono fare, non c'è bisogno chiunque di avere un bel fisico come può essere quello tuo. Grazie. Anche che un po' di pancetta magari, no? Sì, un po' di sana pancetta, ecco, magari la vorrei è anch'io. Pancetta, no? Però per questa danza bisogna dirle sexy. Ma guarda, ci sono danzatrici anche magre, ci sono quelle un po' più in carne. È una danza che veramente non ha limiti di età, non ha limiti di peso, non ha limiti di forme. È una danza per tutti, davvero per tutte. E questa è una cosa che tengo a sottolineare perché non ha controindicazioni.
Allora, mentre le discipline sportive orientali come le arti marziali partono da una base che è filosofica più che altro, no? Cioè, c'è un, non è veniamoci le mazzate, no, no. C'è qualcosa dietro, cioè c'è una filosofia dietro a queste discipline sportive. Dietro la danza orientale c'è anche qualcosa di spirituale o è prettamente una danza? No, c'è sicuramente l'aspetto culturale di cui potremmo stare a parlare aprendo capitoli di storia e sarebbe anche molto interessante, forse non in questa sede, insomma, potremmo approfondire l'argomento in un'altra occasione. Quello che mi premeva invece sottolineare erano appunto i benefici di questa danza, perché è bella da vedere sicuramente, però quello che molti non sanno, non tutti sanno che, appunto, che la danza orientale fa bene al corpo e allo spirito. Sicuramente fa bene al corpo, quindi parliamo di benefici fisici, proprio perché migliora il nostro tono muscolare, migliora la postura, fa bene alla circolazione e un'infinità di numerosi altri aspetti. Scioglie anche i muscoli, no? In un certo senso. Sì, anche con la danza orientale riscopriamo di avere tanti muscoli, come dicevamo in un'altra puntata. Quella dello sport. Quella esatto. Dello sport, tanti muscoletti che non sapevamo di avere. I bambini. Sì. Possono intraprendere questa disciplina? Certo, ci sono delle bambine, ci sono insegnanti che io personalmente non tengo ancora, non so se mi sarà concessa occasione in un futuro prossimo di tenere dei corsi per le bambine, fondamentalmente è difficile. Le nostre telespettatrici sono invitate. Sì, sicuramente. È difficile, insomma, che sia un maschietto ad accostarsi a una disciplina del genere, sappiamo già. Ecco, anche solo il film di Billy Elliot ci ricorda esatto, quanto è discriminante purtroppo, nonostante la passione e la voglia di fare, accostarsi al mondo della danza. Perché no? Noi siamo aperti, insomma, non poniamo limiti. Sicuramente con i bambini ci vogliono delle attenzioni pedagogiche diverse, perché insomma le bambine oggi sappiamo sono già un po' maliziose, cominciano a truccarsi molto presto, a indossare anche minigonne, un abbigliamento forse anche poco consono a quella che è la loro età, non vivono più la loro età, per cui è importante che passi un messaggio che è quello positivo che riguarda il beneficio, oltre che l'aspetto ludico, quello del divertimento nel campo della danza orientale appunto, però lo facciamo insomma con le dovute attenzioni. Benissimo, io so oggi approfitto ancora, è bello approfittare di chi ci sa dare delle belle risposte, quindi faccio delle domande, perché questa domanda ce l'ha fatta una nostra telespettatrice, Anna sì. Maria se non sbaglio, una donna incinta può ballare, può come no? Accostarsi a questa disciplina? Certo che può, anzi deve, Intanto salutiamo Anna Maria e le facciamo un grande in bocca al lupo, diamo un bacino sul pancione anche alla creatura che porta in grembo. Anche io. Diciamo ad Anna Maria, come tutte le telespettatrici, che la danza orientale fa assolutamente bene in gravidanza. Io ho delle amiche o delle allieve che l'hanno praticata fino al 7º, 8º mese, insomma finché non sono state costrette a letto o insomma... Per altri motivi. Partorire, quindi. Però hanno danzato con la loro creatura in grembo, chiaramente senza, cioè con dei dovuti accorgimenti, senza strafare. Ma però anche perché sì, si è più pesanti, quindi magari ci si muove in maniera diversa, no? Ma si scoprono anche, ecco, si ha una consapevolezza diversa del proprio corpo, per cui si scopre come dei movimenti con un pancione di queste dimensioni possono essere anche facilitati o rendere meglio piuttosto che ecco, senza tanta pancia, senza un filo di pancia. La danza orientale fa bene in gravidanza, è ottima, è consigliata addirittura come ginnastica pre-parto e post-parto, proprio perché lavora tutta la zona pelvica. Abbiamo parlato sì del fatto che non è soltanto il bacino a lavorare, però è chiaro che la zona del bacino è particolarmente interessata. Per cui anche chi soffre o ha sofferto di pubalgie piuttosto che di altre patologie si può accostare tranquillamente e senza veramente paura a questa danza, anzi tante ginecologhe oggi, aiuto!
mi è partita un po' la salivazione, Piero, aiutami, consigliano, sì, sono avanti in questo senso e quindi la consigliano come ginnastica preparto o postparto per riprovare appunto anche la propria forma, il proprio tono muscolare. Corpo libero oppure ci si aiuta con qualcosa? Allora, fondamentalmente nasce come una danza a corpo libero, senza l'ausilio di altri strumenti del mestiere. Con l'avanzare poi dello studio, è famoso, no, il velo, per esempio. Io l'ho detto perché conosco le performance di Ada, che con delle ali dorate, con una scimitarra. Sì, no? Ci sono tanti strumenti che utilizziamo poi nella danza orientale, quella più moderna, più contemporanea, più aperta anche alle sperimentazioni. Abbiamo fatto delle serate di Oriental Tango in cui si sperimentava la contaminazione tra la danza orientale ed il tango, per esempio. Si utilizzano strumenti quali il velo, il doppio velo, la sciabola, sono delle vere e proprie scimitarre turche. Non fanno male, non tagliano, lo diciamo, non sono pericolose, ci possiamo circolare tranquillamente senza essere arrestate. Non sono armi. Le ali di Iside alle quali accennavi tu sono molto sceniche, ci sono tanti strumenti. Sì. Ci sono delle attinenze con le danze nostrane, per esempio la tarantella, il gargano, la pizzica? Ma guarda, sicuramente io non sono una grande esperta, sono stata però contattata proprio di recente dal maestro Mangano di Manfredonia, Michele Mangano, che salutiamo, per una nuova collaborazione che sta nascendo. Ecco, per scaramanzia non diciamo nulla, non diciamo ancora. Nulla. Ce la dirà Michele Mangano. Ce la dirà magari lui stesso in una prossima puntata. E, guarda, quello che mi sento di dire, Piero, è che Mamma Africa è la base comunque di tutte le danze. E quindi ritroviamo sicuramente, soprattutto nel folklore, nelle danze, quelle delle radici. Le nostre sono, come dicevi tu, la tarantella, la pizzica, quelle garganiche. Nel caso del folklore orientale ci sono tantissimi stili come il baladi, lo shabi. Adesso sto parlando tutto veramente da Mamma Africa. Turco io capisco solo di tarantelle garganiche, tutto, però devo farmi vedere che sono il bravo presentatore. Quindi è vero, il baladi. È vero, fidati. Andiamo a scuola insieme, sì. Va bene. Allora, prima di chiudere e di salutare Ada, simpaticissima come sempre, io grazie, però devo chiedere di farci vedere un piccolo movimento. Il ventre si deve muovere. Oddio. Vediamo, perché è la cosa più bella, non c'è la musica, però ecco, qualcosa, non lo so, io faccio un po' di ritmo, non lo so, muoviti. Ci vorrebbe una darbuca. Dum tac. Che significa? I dum e i tac sono i due suoni grave e acuto che si utilizzano, cioè che vengono fuori suonando la darbuka, che ha questa pelle, sì. La darbuka è questo tamburo arabo, no, che spesse volte incontriamo. Io ho la fortuna anche di essere accompagnata nelle mie performance da due musicisti, cioè Giovanni Mastrangelo al Lud e Andrea Di Lorenzo, che mi accompagna proprio alla darbuka. La darbuka emette appunto questi due suoni fondamentali. Guarda, ne parlavo ieri con le ragazze a lezione. In realtà sono tre: dum, tac, es. Sono tre i suoni. Ecco, ce la fa sentire Emiliano. Lo mettiamo vicino al microfono. Vabbè, ma mi hai trovato una cosa proprio velocissima. Possiamo andare con gli scimmi. Facciamo qualcosa con il bacino per far vedere come si può muovere. Questo che è il passo della cavigliera, come si chiama comunemente, un hip drop, perché devi sapere che tutto ciò che è hip è quello che va su, tutto ciò che è drop è quello che va in giù. Le allieve apprezzeranno. Bravissima. Noi chiediamo scusa ovviamente ad Ada. Piuttosto a Emiliano, che è stato prontissimo con la musica. Non ha l'abbigliamento adatto. Non era consono. Ci troviamo in un supermercato. Sì. Però chi è bravo è bravo, non c'è niente da fare. Grazie. Ada, come fare per danzare insieme a te? Come fare per venire a lezione con te? Come fare per contattarti? Allora, sicuramente mi possono contattare tutti
tutte le signore, le ragazze che hanno voglia di cominciare, di accostarsi a questa meravigliosa danza, abbiamo detto tanto bella da vedersi quanto bella da sentire salutare addosso, anche. Quanto salutare, esatto, dai numerosi benefici sia fisici che psichici. E possono trovarmi su Facebook, diamo il contatto Facebook che è quello, è il mezzo probabilmente più immediato oggi, che quindi mi trovate Ada, come Santa Ada Maria. Santa Maria. E per chi è in zona qui a Foggia, io tengo i miei corsi, collaboro con la Studio Fitness, che è uno dei centri più grandi della provincia. Sì, ne sono orgogliosa, insomma, di poterlo dire, e che si sta in Viale Francia numero 30. Perfetto, potete venire, potete provare. Il martedì e giovedì facciamo lezione, c'è un bel gruppo di ragazze e signore di tutte le età, come dicevamo prima. Invitate anche i maschietti? Ma i maschietti sono invitati, in genere restano a guardare la brava istruttrice. Esatto, fanno i furbi, restano a guardare in genere. Sono invitati anche a danzare. Bene, ovviamente se volete scriverci, la nostra mail è sempre televisione@combi.it, anche per porre nuove domande ad Ada Santa Maria, che noi ringraziamo e speriamo, ovviamente, anzi costringeremo a tornare da noi, perché le sue lezioni e le sue puntate di Non tutti sanno che ci sono piaciute moltissimo. Grazie. Grazie a voi. Thank you.